Ciao e benvenuto in questo nuovo episodio della TenorShare. Oggi andremo a vedere su come si sblocca un dispositivo Android con schermo nero. Fase 1. Si scarica il software dal sito web TenorShare Rainbot per Android e si clicca sul tasto Download gratis. Una volta installato sul nostro computer il programma, avviatelo e collegate il vostro dispositivo Android al nostro computer. Una volta collegato il nostro telefono, come possiamo notare, il nostro dispositivo viene riconosciuto con successo come tipologia Samsung. Premiamo sul tasto Ripara il sistema Android e una volta letti tutti i disclaimer, premiamo su Ripara ora. Selezioniamo il nostro dispositivo, quindi marca, serie, modello, il paese di provenienza e la tipologia di operatore, in questo caso TIM. Facciamo su Prossimo. In questo momento noi quello che faremo è quello di aspettare che venga scaricato il download del pacchetto del firmware. Premiamo sul tasto Ripara ora. Leggiamo tutti i disclaimer che vengono visualizzati sul nostro computer e una volta fatto premiamo sul tasto Continua. Ora dobbiamo seguire le istruzioni che vengono visualizzate sul nostro computer e le dobbiamo replicare sul nostro dispositivo Android. Spegniamo il nostro dispositivo. Premiamo il tasto volume giù, power e il tasto home. Ora il nostro dispositivo diventerà in modalità seriale e inizierà a scaricare il nostro firmware sul nostro dispositivo. E una volta che ha copiato, come avete visto, tutti i file sul nostro dispositivo, il nostro dispositivo si auto riavvierà e in questo momento partirà la versione di ripristino. Quindi dobbiamo nient'altro che aspettare che il nostro dispositivo finisca. E voilà, il nostro dispositivo ora è pronto con il firmware reinstallato e in automatico funzionante. Ora non resterà nient'altro che inserire tutte le informazioni del nostro telefono. E siamo fin da subito pronti per andare a riutilizzarlo.